Non so se sono già in onda, se già funziona tutto. Non riesco a avere percezione della. Ecco, forse ora ci siamo. Provo a partire, insomma, provo a parlare. Grazie innanzitutto dell'invito che ho ricevuto dall'altra Genesi, di intervenire appunto in questa diretta streaming per parlare di un argomento che è sicuramente molto caro a chi fa parte di questo gruppo, ovvero Sitchin, Zaccaria Sitchin, un personaggio importante per chiunque sia appassionato di misteri, di chiunque abbia nella sua vita almeno letto un libro riguardo la teoria degli antichi astronauti, e quindi ovviamente è un argomento che appassiona anche me, che ho avuto sempre appunto questo interesse personale, oltre che professionale, per il mondo dell'antico passato dell'umanità, insomma. E premetto innanzitutto che io non sono un'esperta di Zaccaria Sitchin, ci sono persone molto più competenti di me anche nel vostro gruppo che hanno approfondito gli studi, che conoscono a menadito tutta l'opera dello scrittore che è scomparso 7 anni fa. Io ho avuto però la fortuna di conoscerlo, quindi un'esperienza diretta, e di questo ne voglio parlare, insomma, più che delle sue teorie, che voi conoscete davvero meglio di me, più dell'uomo Zaccaria Sitchin. Questo incontro è avvenuto nel maggio del 2010. Io avevo cercato, insomma, di contattare lo scrittore per mia curiosità, pensando poi che magari poteva anche uscirne qualcosa di interessante a livello televisivo. Non è stato abbastanza facile, insomma, trovarlo e convincerlo. Era abbastanza, aveva dubbi nei miei confronti perché non mi conosceva, era un estraneo che lo contattava dall'Italia, chissà cosa potevo volere, ecco. Quindi ci siamo scritti per un bel po' cercando di conoscerci, e scritti non via mail, perché Sitchin non aveva internet, usava il PC come fosse una macchina da scrivere, e ci scrivevamo con i fax. Quindi lui scriveva, stampava e inviava via fax in ufficio, in mia redazione, per comunicare appunto con me, e io facevo altrettanto, ovviamente. Dopo uno scambio di qualche mese, alla fine si è convinto e mi ha concesso questa intervista, se non però con parecchi vincoli, massimo mezz'ora, non potevo chiedere questo, non potevo fare quest'altro, però io chiaramente ho accettato perché il mio interesse era ovviamente di incontrarlo. E quindi spero che funzioni ancora perché ho visto oscurarsi tutto, spero che stia andando avanti la trasmissione. E quindi appunto c'è stato questo incontro a New York nel 13 maggio del 2010, una giornata molto particolare quella, perché nello stesso giorno ho avuto modo di intervistare un altro personaggio molto importante per diversi motivi, ovvero Michio Kaku, il fisico teorico che per molti addirittura è l'erede di Einstein. Quindi a metà mattinata ho intervistato Michio Kaku durante una pausa di un programma che stava registrando. Ha interrotto, eravamo in una specie di capannone industriale adibito a set, ha interrotto la registrazione, abbiamo fatto l'intervista, abbiamo perso un po' di tempo ovviamente per andare e tornare, e quindi sono arrivata in ritardo da Sitchin all'appuntamento previsto nel suo appartamento di Manhattan. Quando ho aperto la porta, obiettivamente ero un po' infastidito, forse insomma il ritardo non l'aveva molto gradito. E l'accoglienza è stata un po' freddina, insomma, mi è apparso un po' burbero, un po' duro, anche perché ricevevo un invasione in casa di persone sconosciute, la troupe, io, mio marito che era sempre accanto a me. Ecco, e questo non infastidiva, si vedeva chiaramente. Quindi mentre la troupe stava preparando il set nel salotto, lui mi ha preso da parte, mi ha fatto andare nel suo studio, mi ha fatto una specie di intervista, vuoi interrogatorio, insomma. Mi ha chiesto chi ero, cosa facevo, ha voluto sapere se davvero avevo incontrato padre Funes, cosa che era avvenuta poche settimane prima, come mi era sembrato, cosa mi aveva detto, eccetera, eccetera. Si vede che ho passato l'esame, insomma, infatti. Dopo poco si è un po' sciolto, è diventato molto più gentile, insomma, potevo anche essere suo nipote perché aveva 90 anni in quel momento. E a quel punto ha cominciato a mostrarmi tutte le sue cose, da una borsa di pelle ha tirato fuori
dei fogli, dei testi, una statuetta di una divinità, di una Anunnaki, diciamo così, e ha parlato di tante cose interessanti. E dopodiché, appunto, abbiamo iniziato con l'intervista, che anziché mezz'ora, poi è durata 2 ore, abbiamo davvero parlato di tutto, di più, delle sue teorie, dei suoi libri, di tante cose, insomma, che lo riguardavano, con una lucidità, la sua, veramente straordinaria. Ripeto, aveva 90 anni ed era molto orgoglioso di non dimostrarmi più di tanto. Gli dimostrava, diciamo così, fisicamente, perché comunque camminava curvo, lentamente, a piccoli passi, e da lì a poco purtroppo sarebbe morto, perché appunto è morto nell'ottobre di quello stesso anno, ma a livello mentale era di una lucidità veramente straordinaria. Ha parlato ininterrottamente per 2 ore, senza un'interruzione, senza un lapsus, senza un problema, veramente fantastico. Si è parlato veramente di tutto, è stato così, ripeto, molto umano, oltre che molto preciso, molto professionale. Fra le tante cose abbiamo affrontato l'argomento Nibiru, perché eravamo ormai già in clima pre-2012, con tante voci che si rincorrevano sui rischi, no? Che questo anno avrebbe provocato la fine del mondo. Fra le tante cose si diceva la colpa sarà di Nibiru, che arriverà e spazzerà via tutto. La domanda chiaramente io l'ho fatta, ho detto, ma è vero che torna Nibiru nel 2012? E lui ridendo mi ha detto, auguri, nella serie si arriva, siamo tutti quanti spacciati. E poi ha aggiunto che secondo i suoi calcoli non era così. Cioè lui era convinto che Nibiru sarebbe sì ritornato un giorno, ma molto più là nel tempo, a distanza di qualche secolo da adesso. Invece mi ha detto, torneranno loro. E con loro intendeva chiaramente gli Anunnaki, e ha detto entro la fine di questo secolo. Però ha anche aggiunto, non è detto che però non siano già ritornati, perché loro possono fare più o meno quello che vogliono, con le loro astronavi, andare avanti e indietro, quindi non è necessario che, insomma, il pianeta sia vicino perché vengano sulla Terra. Questa è chiaramente la sua visione. La sua teoria, mi chiede Maurizio Mugnani di Chiara, cosa ne penso? È una teoria molto intrigante, sicuramente, appassionante. Diciamo che ha creato poi una tendenza, un filone, perché è uno dei fondatori della teoria degli antichi astronauti, no? Lui con Daniken, sono personaggi, sono personalità che hanno comunque, nel bene e nel male, lasciato un segno. La sua teoria è appassionante, i suoi libri li leggi tutti d'un fiato, ci sono degli elementi che ti fanno pensare, infatti dice, caspita, davvero questa cosa non era chiara, la storia ufficiale non la spiega bene, visto in questo ambito ha un altro significato, idem per quanto riguarda alcuni problemi legati alla biologia, all'evoluzione umana, ci sono degli elementi che intrigano molto. È anche vero, devo essere sincera, che non è del tutto convincente dal mio punto di vista, ci sono dei passaggi che lasciano un po' di dubbi quando calcola, no, la vita di questi esseri, che è enorme, enormemente più lunga della nostra, perché per loro un anno dura 3600 anni e quindi vivono molto di più di noi, insomma lascia un po' dei dubbi questa visione che le orbite possono determinare la lunghezza di una vita, l'orbita attorno appunto al Sole. Insomma, ci sono dei punti che non si incastrano perfettamente insieme agli altri. Però devo dire che quello che mi ha sempre fatto apprezzare Sitchin è la grande conoscenza che dimostrava in più ambiti del sapere. I suoi libri, per i detrattori, sono libri di fantascienza, sono romanzi, insomma, ma che se così fosse denotano una preparazione all'origine molto forte. Non soltanto perché appunto Sitchin comunque leggeva e traduceva in cuneiforme, insomma. Cosa che io non faccio, che forse fanno 100 persone al mondo a livello così universitario. Ma non soltanto quello, perché nei suoi libri ci sono anche nozioni scientifiche di biologia, di astronomia, di matematica, di storia, di ecologia, notevoli. Anche la bibliografia finale dei suoi libri dimostra che aveva attinto a delle fonti molto molto importanti e abbondanti. Quindi sicuramente non erano libri improvvisati, c'era dietro uno studio, c'era dietro tutta una, diciamo così,
cospicua attività di lavoro, di ricerca e di analisi. Questa intervista è stata interessante anche perché durante appunto l'intervista, in questo caso rispondo a Luigi Bavagnoli, si parlava dell'ultimo libro che aveva scritto, un libro importante per lui, che era quasi la summa, che era quasi la sfida finale anche della sua attività, perché in questo libro indicava una prova concreta delle sue teorie ed era pronta a mettersi in gioco. Cioè sosteneva che c'era uno scheletro rinvenuto e conservato in un museo di Londra che apparteneva ad una regina, la regina Puabi, che regnava Sur, trovata sepolta insieme ai dignitari, alle ancelle, insomma, in una di quelle sepolture che si usavano nel mondo antico, no? Moriva il re o la regina, venivano uccisi tutti i dignitari per accompagnare in questo viaggio ultraterreno appunto il re o la regina. Puabi, la regina Puabi è considerata appunto ovviamente un normalissimo essere umano, non per Sicily, che avendo fatto tutti i suoi studi così a livello di discendenti dai primi Anunnaki arrivati sulla Terra, era convinto che invece questa regina fosse in parte umana e in parte invece no, in parte aliena, perché appunto per lui gli Anunnaki arrivavano da un altro pianeta, appunto il famoso Nibiru. Quindi diceva, io sono convinto che questo scheletro appartenga ad una creatura metà umana e metà aliena. Facciamo gli esami, troviamo il DNA. Se vedremo che mancano delle sequenze che sono tipiche degli umani, non ce ne sono di più, scopriremo appunto in che cosa noi siamo differenti dagli Anunnaki, cosa ci hanno dato del loro DNA e cosa invece non ci hanno concesso. E lanciamo un po' la sua sfida, diceva, voglio vedere se il Vaticano sarà d'accordo oppure no nel fare questi esami, oppure magari dirà che non è il momento di farli, che è meglio lasciare perdere, eccetera, eccetera. Era molto intenzionato, no? Ad andare avanti su questa storia, tanto che di lì a poco, quando gli ho detto che era andata in onda la trasmissione, che aveva avuto un bel successo, e eravamo a questo punto a luglio, mi ha riscritto dicendomi allora di andare avanti, anche tu insisti con il Vaticano perché si facciano questi esami. Immaginava forse italiana ha più contatti diretti con il Vaticano, cosa ovviamente che non poteva sapere, non essere. E appunto l'ultima lettera che mi ha scritto è proprio, diceva andiamo avanti, facciamo altre cose, insistiamo e faremo poi un'altra bella trasmissione su questo argomento. Purtroppo ovviamente non è successo, da lì a poco è stato ricoverato e appunto poi nell'ottobre di quell'anno è morto. Quindi c'era proprio la volontà sua di mettersi in gioco, sapeva che se quel DNA fosse risultato assolutamente normale, la sua teoria poteva crollare, ma voleva farlo, era assolutamente convinto che aveva ragione e quindi era pronto, insomma, proprio un gioco d'azzardo al massimo, buttare tutto sul tavolo e giocarsi tutto per tutto. Devo dire che io, poi, come tanti altri, non l'unica, ho scritto al museo che appunto conserva questi resti, chiedendo se fosse possibile far procedere, appunto, far effettuare un esame del DNA su questi resti. La risposta è stata chiara, no, perché soltanto un addetto ai lavori, solo un biologo, un archeologo, comunque qualcuno che a livello universitario stesse conducendo un preciso studio, poteva avere accesso a questi resti e procedere con le analisi. Non bastava, insomma, una richiesta dal basso, dal popolo o da una giornalista. E ho aderito alla petizione, anch'io ho sottoscritto, ho, ripeto, direttamente scritto appunto al museo, ho provato, vi faccio questa confessione, ho provato anche a coinvolgere dei ricercatori italiani, visto che l'unica strada era questa, avere un team di ricerca ufficiale, accademico, che facesse richiesta, ho provato, non farò nome ovviamente, a coinvolgere un antropologo molto importante in Italia, che ha fatto studi molto interessanti, e perché appunto si facesse in qualche modo lui portavoce di questa richiesta, che poi veniva ripresa dalle telecamere, l'avremmo seguita appunto come
come mistero o come TG. Questo famoso antropologo sembrava molto interessato, ne aveva anche detto nomi di altri studiosi, archeologi, biologi che potevano insomma farne parte. Forse poi ci ha ripensato, fatto sta che non si è fatto più trovare al telefono e insomma questo progetto non ha avuto nessun seguito. O lo ha ritenuto poco interessante o non lo so. Comunque non è andata avanti. Si potrebbe provare con Pietro Buffa, magari, sarei la prima a dire di sì, però appunto a quanto ho capito non basta un biologo, ci vuole proprio un team di ricerca organizzato che abbia un obiettivo. Per esempio, la butto lì banalmente, studiare il tipo di alimentazione all'epoca della regina Puabi. E quindi in questo caso ha un interesse scientifico, ma andiamo a cercare il DNA alieno. Cerchiamo dal DNA di cosa si cibava la regina, se mangiava abbastanza cereali oppure se mangiava tanta carne, tanto per così essere chiari. In questo ambito scientifico il museo potrebbe a questo punto acconsentire a fare questi esami, dando appunto un materiale, un campione al team di ricerca. Non è detto, magari nel frattempo queste ossa sono andate perse. Tra l'altro, vi ricordo che non sono affatto esposte, sono dentro una teca, dentro una cassettina, messe in un magazzino. Eppure, questa tomba conteneva un tesoro in oro fantastico, con delle acconciature, dei monili, veramente fantastici. Eppure, appunto, la parte legata, diciamo così, all'aspetto esteriore viene giustamente valutata, la parte legata proprio a queste ossa, a questo scheletro più o meno misterioso, no, non se ne fa nulla. Provo a dare velocemente una scorsa alle vostre domande, ai vostri commenti, se riesco rapidamente, per vedere appunto se c'è qualche domanda che si possa fare. Ho anticipato una risposta, quindi ho bruciato uno dei vostri commenti. Parliamo un attimo di Diviru, se vi va, perché è interessante questa cosa. Lui stesso, mentre parlavamo appunto del pianeta, mi diceva: c'è gente che pensa che io l'abbia inventato Diviru, che sia una mia idea. E invece non è così. Diviru compare centinaia di volte nei testi antichi sumeri, non tanto nei testi, diciamo così, mitici, quanto nelle tavolette scritte dagli astronomi di corte che, guardando le stelle, facevano le previsioni per il re, perché all'epoca ovviamente astronomia e astrologia erano praticamente la stessa cosa. E Nibiru appunto compare tante volte, citato come pianeta, tanto che gli studiosi volevano capire che pianeta fosse. Pensavano che fosse il soprannome dato ad un pianeta noto, forse Marte, forse Giove. Ma Sicci non era convinto di questa interpretazione perché diceva: com'è possibile che gli dèi scendano da un pianeta come Giove, che è un pianeta gassoso e quindi insomma bollente, non c'è terra su cui calpestare, insomma, posare i piedi? Tanto meno Marte, come fa a essere un pianeta da cui arriva la vita, se è un pianeta arido, secco, senza aria, eccetera, eccetera. Quindi era convinto che non fosse né uno né l'altro. E allora mi ha detto: ti assicuro, questa è la storia vera. Una notte andò a dormire invocando gli Anunnaki, dicendo: se esistete davvero, ditemi che cos'è Nibiru. Si addormentò e durante il sonno ebbe l'illuminazione, forse una risposta interiore. E si sveglia tutto di un colpo e si rese conto che Nibiru era un altro pianeta, un pianeta in più rispetto a quelli già noti. Quello che era all'epoca chiamato il pianeta X o decimo, con la X che significa sia mistero, enigma e sia appunto il numerale in latino, in romano. Un pianeta che effettivamente gli astronomi cercavano. Era dall'inizio del Novecento, fine 800, inizio Novecento, che si riteneva che dovesse esistere un pianeta in grado di modificare e alterare le orbite di Nettuno, che era all'epoca l'ultimo pianeta appunto scoperto. Quando venne scoperto Plutone, ci si rese conto che non poteva essere lui a modificare i movimenti e le orbite
di Nettuno perché Plutone è troppo piccolo, tanto che adesso è stato anche declassato, non è neanche più un pianeta, è un pianeta nave, quindi sono 8 adesso i pianeti del Sistema Solare, non più 9. Quindi gli astronomi da tempo, da più di un secolo, cercano effettivamente questo pianeta misterioso che ora è nono, anziché decimo, ma sempre misterioso rimane. E nel corso dei decenni lo hanno forse quasi trovato più volte. La cosa curiosa è che ogni volta che veniva fatto un mezzo annuncio a questo proposito, poi nel giro di poche settimane tutto cadeva così, nel dimenticato e tutto veniva rimosso, non si sapevano più sviluppi su queste ricerche, su queste indagini. Ciclicamente torna fuori questa ricerca del pianeta misterioso, comunque di questa massa che manca dal computo. C'è qualcosa che non torna nei calcoli matematici, che io non sono in grado chiaramente di riportare perché non è assolutamente mia materia competente, ma appunto dei calcoli, delle equazioni a livello appunto astronomico, c'è qualcosa che manca a livello appunto di massa nel nostro sistema solare. C'è chi ha ipotizzato la presenza di una stella gemella del Sole che non si è sviluppata, che non si è accesa e quindi è rimasta tipo una nana bruna, oscura, non si vede, ma c'è e crea perturbamenti, diciamo così, perché ciclicamente attira nella sua orbita e lancia a mo' di fionda le comete dalla nube di Oort verso il nostro sistema solare, provocando quindi grossi problemi, piogge di meteorite e cose di questo genere. E c'è chi invece pensa che sia un vero e proprio pianeta, molto grande o grande quanto Marte, o di più o di meno, ognuno poi ha le sue interpretazioni. Proprio di recente, due diversi gruppi di ricercatori hanno parlato di un pianeta numero 9, ma anche di un pianeta numero 10, quindi forse sono due pianeti che non vediamo nascosti al di là di Nettuno, nella appunto zona dei corpi transnettuniani. E chissà se mai lo troveremo, sulla carta deve esistere, ma i telescopi non vedono nulla. Perché? Perché appunto sono così lontani questi pianeti, se ci sono, ovviamente questo è ancora a livello di ipotesi, che il Sole non li illumina e quindi rimangono oscuri, una massa oscura che non si vede. Ci sono ovviamente i telescopi all'infrarossi, ma non è detto che li puntiamo nel posto giusto. E quindi gli stessi scienziati dicono potrebbe essere invisibile, c'è, ma noi non riusciamo attualmente con la tecnologia presente a vederli. E quindi Biru potrebbe essere questo decimo barra nono pianeta che non torna? Potrebbe. La cosa curiosa appunto è che da fantasia, veniva chiaramente deriso Sitchin con queste sue affermazioni, ora sta diventando un pochino più concreta l'ipotesi di un pianeta in più del Sistema Solare. Inoltre, gli stessi scienziati, quando parlano di questo pianeta, dicono che è così lontano da avere un'orbita molto ellittica, come appunto diceva di Biro, appunto Sicile, soprattutto che impiegherebbe molti, molti, molti anni appunto per compiere il giro attorno al Sole, perché potrebbe essere distante addirittura 700 unità astronomiche, che vuol dire 700 volte la distanza tra il Sole e la Terra, veramente una distanza enorme. Altra cosa particolare, Sitchin diceva appunto, ricavandolo dai testi sumeri, che Nibiru è un pianeta errante, infatti il pianeta del attraversamento. Anche in questo caso, pianeta errante sembrava una boutade di quelle enormi, i pianeti hanno un sole e basta. E invece no, anche questo si è scoperto abbastanza di recente, che i pianeti erranti, i rogue planets, come vengono chiamati, sono non pochi, sono tantissimi. Sono forse milioni a spasso nella nostra galassia, chissà quanti in tutto l'universo. Pianeti che non hanno un sole di riferimento, una stella di riferimento, perché gli scontri planetari li hanno fatti schizzare fuori, perché li hanno attirati altri corpi celesti nel loro passaggio e via dicendo. Altra cosa particolare che potrete trovare anche andando come faccio ogni tanto a leggere gli articoli sulle riviste scientifiche che sono postati online, c'è chi teorizza che questi pianeti in movimento, perché ballano nello spazio, possano essere abitati o comunque potrebbero avere le condizioni per la vita.
uno direbbe non è possibile, sono senza luce del sole, del loro sole, quindi sono più che ghiacciati. Ebbene no, perché secondo alcuna teoria potrebbero avere una specie di calore interno talmente forte che riesce a mantenere l'acqua, almeno sotto la crosta ghiacciata superficiale, l'acqua liquida. Come noi sappiamo, l'acqua liquida è la condizione fondamentale perché si pensi appunto che la vita si può sviluppare. Se non è in stato di vapore, non è in stato di ghiaccio, ma è liquida, vuol dire che la temperatura è sufficientemente calda per appunto favorire la vita. Sempre però pensando alla vita come la conosciamo noi, questa visione molto antropocentrica della vita, anche se invece nei laboratori si è dimostrato che ipoteticamente, ma chissà anche nella realtà, possono esistere forme di vita basate non su azoto, idrogeno, ossigeno, carbonio, ma su silicio, su metano e chissà quante altre cose. In questo caso, che ci sia o meno l'acqua diventa del tutto influente, insomma, perché la vita si possa sviluppare. Vado avanti a scorrere un po' i vostri commenti, cerco di capire se c'è qualche argomento che volete in particolare affrontare. Sì, il ritorno di Nibiru è una specie di attesa. Possiamo dire che quasi tutte le religioni, sia quelle contemporanee, sia quelle del passato, hanno questa tendenza un po' a prospettare il ritorno degli dèi sulla Terra. Gli dèi che hanno dato tutto all'uomo, la civiltà, hanno insegnato come si coltiva la terra, la scienza, eccetera, eccetera, dèi che poi a un certo punto partono, se ne vanno, ma promettono torneremo. Quindi un po' una attesa di un ritorno degli dèi che coinvolge appunto tutti, credo, e che secondo sempre questa visione di Sitchin potrebbe essere legata ad un ritorno di questo pianeta che compirebbe la sua orbita in 3600 anni circa. E l'ultima volta, secondo appunto Sitchin, in cui questi dei alieni erano in mezzo a noi, sarebbe il VI secolo avanti Cristo. Da allora se ne andarono delusi dall'umanità, delusi dal nostro comportamento. Nell'intervista Sitchin mi diceva anche, io onestamente però non so quando ritorneranno, come saranno disposte ai nostri confronti. Dipende da chi comanda in questo momento, se comanda Enki o se comanda Enlil. Se comanda colui che a suo tempo ha ordinato il diluvio universale, si è messi male, perché già te all'epoca era poco contento, insomma, del nostro comportamento e potrebbe decidere, insomma, di far piazza pulita ancora. Se invece comanda il fratello più benevolo che ha salvato l'umanità anche da quel disastro, potrebbe dire sì, sono figli un po' scapestrati, ma sempre figli sono, quindi insomma passiamoci sopra anche stavolta. Era insomma un po' ironico per lui, ovviamente, pur nella convinzione di dire la verità, insomma, non pensava di raccontare delle favole ai bambini, era assolutamente convinto della fondatezza, insomma, delle sue affermazioni. Una cosa che mi stupisce un po' dell'opera di Sitchin è legata alla capacità che aveva quantomeno di anticipare un po' la scienza. Se non vogliamo credere che quello che lui scriveva fosse davvero una traduzione coraggiosa, alternativa di quello che veniva scritto nel passato, se dunque vogliamo non credere, insomma, che le sue traduzioni fossero corrette e pensiamo che abbia inventato, che abbia elaborato di sana pianta le sue teorie, rimane un elemento appunto abbastanza sorprendente il fatto che abbia anticipato i tempi. Il suo primo libro è del 76, se non mi sbaglio, e in questo libro lui parla apertamente di biotecnologia, parla di laboratori nei quali vengono creati bambini, feti, diciamo così, con materiale genetico preso da una donna e preso da un uomo, che viene combinato in laboratorio, viene impiantato in un utero e da lì nasce una creatura nuova. Questo è legato ovviamente alla creazione, tra virgolette, dell'uomo,
della tradizione appunto sumera, in cui è il Dio che interviene con parte del suo corpo e del suo patrimonio genetico e dà vita appunto ad un essere umano perfezionato. Vi ripeto, siamo nel 76, la prima bambina nata in laboratorio con fecondazione artificiale è il 78, quindi almeno 2 anni dopo rispetto a questa immagine che Sitchin dice di aver tratto dai testi sumeri. E per arrivare poi alla manipolazione del DNA, come viene detto nei libri scritti appunto da Sitchin, dovremmo aspettare ancora di più. Adesso è abbastanza normale pensare, no, che si può tagliare un pezzo di gene, aggiungere un altro ancora, eliminare una malattia e permettere ad un bambino di nascere sano. All'epoca, anni 70, sembrava veramente una prospettiva da film di fantascienza. Eppure sì, ce ne parla in maniera normale, dicendo che si può fare, perché loro lo facevano. Quindi questo è molto strano, ma come se fosse una specie di profezia. Se non ha veramente letto queste cose nei testi sumeri, allora si ci dà un profeta che ha anticipato i tempi, oppure quello che penso io, era un uomo molto ben informato, conosceva molto bene gli argomenti di cui trattava e aveva contatti con evidentemente ricercatori e scienziati all'avanguardia che in certi laboratori già facevano queste tecniche, quindi già sapevano che era possibile, che era una realtà, non era una fantasia raccontare appunto che si poteva mescolare il sangue, che poi diventa materiale genetico di un uomo insieme all'uovo di una donna, e creare un bambino. Si poteva fare davvero, perché in certi laboratori appunto già si stava sperimentando prima di poi arrivare alla dimostrazione concreta appunto nel 78 con la prima bimba arrivata dal freddo, diciamo così. E quindi, insomma, quantomeno era un uomo molto preparato anche in ambito scientifico, non era semplicemente uno scrittore di fantascienza, come appunto si vuole sempre ridurre. Continuo a anticipare domande e mi dispiace, però appunto io vado veramente un po' così, in base ai ricordi, in base a quello che è stato appunto questo incontro con Sitchin, questa intervista, ripeto, lunga, molto bella, molto, molto approfondita, insomma. E, sempre parlando di queste sue teorie, si può ovviamente credere che tutto quello che ha scritto Sitchin corrisponda ad una verità in qualche modo rivelata, una verità che qualche lobby di potere, chiamiamola così, detiene da tempo, cioè chissà da sempre e non ce lo dice? Ecco, questa è l'unica domanda alla quale non ha voluto rispondermi. Ha risposto a tutto in maniera molto esauriente, molto gentile, molto cortese. Quando gli ho fatto questa domanda, facendo capire, no, che forse c'erano dei gruppi di potere, fatto anche dei nomi espliciti, che sapevano e ci avevano nascosto la verità, con un gesto risoluto ha detto: di questo non voglio parlare. E quindi forse era un tasto un po' scoperto, forse poteva essere un argomento da non affrontare, appunto, perché poteva avere qualche base di verità. Un'altra cosa molto particolare che ricordo di questa intervista è che ovviamente Sitchin ha ammesso, perché è anche nei suoi libri, la fortissima analogia tra quello che chiamiamo mito sumero, mito mesopotamico e alcuni passi della Bibbia. C'è proprio una corrispondenza quasi imbarazzante in certi punti, nella Genesi, per esempio, appunto nella creazione, tra virgolette, dell'Adamo, e in altri passi c'è proprio il diluvio universale stesso, c'è proprio un'assonanza, un parallelismo molto stretto fra quello che è il mito sumero e quello che è il racconto biblico, perché appunto gli ebrei furono prigionieri per parecchi anni a Babilonia e quindi ovviamente hanno avuto modo di apprendere, di entrare in contatto con queste tradizioni e poi di farle un po' proprie. Quindi cambiano linguaggi, cambiano i nomi, ovviamente cambia molto dell'impianto, ma la sostanza rimane molto simile. Sicché alla domanda appunto, ma c'è questa analogia, c'è questa assonanza tra le due situazioni, lui ha risposto: certo che c'è, tanto che quando qualcuno mi domanda quale libro devo leggere
per conoscere meglio la storia degli Anunnaki, io rispondo sempre: leggete la Bibbia. Quindi, insomma, questa somiglianza tra Anunnaki e Elohim era chiara ed evidente nei suoi libri e ancora di più nella sua mente. Mi chiedono, la ricerca dell'oro esattamente per cosa serviva? Parliamo degli Anunnaki. Anche in questo caso Sitchin aveva una sua teoria, no? Perché sono venuti sulla Terra? Perché hanno voluto produrre, tra virgolette, l'uomo dalla materia presente sulla Terra, un umide un po' così, un po' scimmione che c'era a tempi, perché hanno voluto potenziare, migliorare per renderlo umano e per sfruttarlo. Dovevano farlo lavorare al posto dei loro compagni, dei loro colleghi, che non volevano più faticare. E dove faticavano? Nelle miniere per estrarre l'oro. A cosa serviva quest'oro? Probabilmente serviva per ricreare una specie di atmosfera sul pianeta d'origine, su Nibiru, che forse viveva dei momenti un po' difficili, e quindi creare uno strato di polvere d'oro attorno appunto al pianeta poteva servire per creare una specie di atmosfera artificiale al di sotto di questo strato metallico. Questo forse è uno dei punti più deboli della teoria di Sitchin. Se sono alieni così potenti, così avanzati da poter arrivare con le loro astronavi da lontano e conquistare la Terra, poi perché devono andare a scavare nelle miniere? Potevano avere macchinari talmente evoluti da non dover appunto usare neanche una goccia del loro sudore per scavare le miniere. Che senso aveva appunto fare questo lungo viaggio interstellare o comunque questo lungo viaggio spaziale per poi andare a scavare le miniere sulla Terra? Dicevo prima, ci sono dei punti che non mi convincono, questo in effetti è uno dei punti che non sono troppo convincenti nell'impianto, diciamo così, di Sitchin, delle sue teorie. Di cosa possiamo poi parlare ancora? Cioè, il materiale legato a Sitchin è enorme, perché ha scritto veramente tantissimi libri, fra l'altro tradotti in tutte le lingue del mondo. Mi ha fatto vedere, quando ero lì, anche un libro in cinese, quindi anche in Cina qualcuno credo abbia letto i libri di Sitchin. Si parla di milioni di libri venduti in tutto il mondo, quindi assolutamente autore di best-seller. Penso che ancora oggi sia uno degli autori più letti in questo ambito, no? Sono libri, diciamo, eterni, tra virgolette, che non scadono mai, di una personalità davvero, davvero molto forte, davvero molto particolare. Possiamo assolutamente parlare di lui come in qualche modo un anticipatore dei tempi. Adesso non vorrei creare così malumore, ma senza Sitchin forse non ci sarebbe neanche Mauro Biglino, perché comunque Sitchin ha aperto una strada, no? Volenti o nolenti, ha creato un filone che poi ha avuto grandissima fortuna, che poi ha visto tanti altri studiosi competenti, bravissimi, trarre spunto e andare avanti su questa strada, magari anche approfondendo e migliorando. Cito appunto il caso di Biglino non a caso, perché dicevo appunto, anche Sitchin ovviamente riconosceva che gli Elohim erano il corrispettivo degli Anunnaki, quindi c'era questo legame molto stretto, però non è arrivato a definire fino in fondo questa similitudine, si è fermato un pelino prima, in modo molto sostanzioso. Quando si è dovuto interrogare, allora chi era Yahweh? Chi era il Dio della Bibbia? Era forse Enki? Era forse Enlil? Era forse Marduk? Era forse questo? Era forse l'altro? E di volta in volta escludeva, non poteva essere Marduk per questo motivo, non poteva essere Sin per quest'altro, finché alla fine affermava: questo dimostra che Yahweh è veramente il Dio supremo, è veramente il creatore anche degli Anunnaki e che ha mandato sulla Terra per permettere appunto all'uomo di svilupparsi. Si è fermato prima rispetto a Mauro Biglino, ovviamente per un motivo sostanziale, perché Sitchin era di origine ebraica e quindi evidentemente non ha potuto o dovuto andare oltre concludere il discorso
portando anche Yahweh sullo stesso piano delle divinità sumere. Quello ovviamente non poteva permetterselo e quindi si è fermato un bel po' prima, diciamo così, rispetto alle conclusioni alle quali sta arrivando invece Mauro Bellino e altri studiosi, perché appunto in tutto il mondo ci sono altri ricercatori che sempre leggendo la Bibbia hanno ricavato, insomma, delle interpretazioni abbastanza sconcertanti e preoccupanti del nostro passato. Sto cercando di vedere altre delle vostre domande, dei vostri appunto commenti. Ci può essere qualche correlazione con i quadranti della carta del cielo di Davenport? Caspita, una domanda complicata. Qua ci riferiamo chiaramente alle ricerche di Davenport legato ai miti indù, chiamiamoli sempre miti, comunque la tradizione indù, rimana alle divinità della tradizione appunto indiana che nei testi scritti in sanscrito facevano viaggi nello spazio, oltre che nel cielo, da un punto all'altro della Terra. E appunto questo ricercatore inglese aveva creato una mappa nella quale appunto aveva tracciato le possibili rotte di queste astronavi, di questi Vimana che viaggiavano da un punto all'altro anche dello spazio, oltre che appunto del cielo e basta. E è difficile dire la corrispondenza, io non ho una conoscenza così approfondita appunto di queste mappe. So che nel libro che ha appena scritto Enrico Baccarini insieme appunto a Mauro Biglino c'è questa mappa, l'ho vista, si spiega in maniera dettagliata appunto come era arrivato a questa sua teoria. Fra l'altro Davenport sapeva leggere in sanscrito, aveva vissuto in India, quindi era una persona molto preparata, ma non saprei appunto dire in che cosa la mappa, diciamo così, celeste di Davenport e la mappa ricavata da invece una tavoletta d'argilla da Sitchin siano verificabili, siano, scusate, c'è un gatto che sta miagolando per la mia vicina che viene, anche lei vuole fare la diretta insieme a me. Ripeto, no, non lo so. La cosa particolare, appunto, come sottolineano anche nel loro libro Baccarini e Biglino, è che è un'altra tradizione antica, un'altra religione antica che sembra portare avanti questo discorso degli dei arrivati dallo spazio, quindi una discesa concreta, effettiva dall'alto, non ideale, spirituale. Ed è un dettaglio in più, un'aggiunta in più a questa teoria degli antichi astronauti, che insomma ha avuto e ha tuttora un seguito perché sicuramente è affascinante e quindi potrebbe essere che ci siano delle analogie anche per la tradizione vedica. Orione è una delle costellazioni più importanti, forse da lì sarebbero arrivati appunto gli dei della tradizione vedica e sappiamo che Orione pure ha un certo peso nella tradizione religiosa egizia, quindi ci sono tante correlazioni che si mettono l'una insieme all'altra che fanno insomma quantomeno sospettare un legame profondo che ancora non conosciamo del tutto, che non capiamo del tutto e che poteva esserci in passato tra gli uomini, i nostri antenati e il cielo. Insomma, sicuramente una cosa particolare che a me fa sempre un po' specie e immaginare appunto questi nostri antenati privi delle nostre conoscenze, privi della nostra preparazione, senza strumenti, senza niente, che però conoscevano il cielo in maniera così straordinaria, avevano proprio delle nozioni incredibili, sapevano prevedere, no, le eclissi piuttosto che conoscere la grandezza del diametro della Terra. Mi sorprende sempre pensare appunto come, nonostante crediamo, no, che il nostro passato sia così oscuro, che noi siamo invece pieni di conoscenze, di sapere, la nostra la scienza è più evoluta e più completa che mai, invece forse anche nel nostro passato c'erano tutte le conoscenze magari perse, che però permettevano appunto di fare degli studi e permettevano di avere delle nozioni sicuramente molto, molto avanzate, senza magari troppo, la piramide era ed è una delle meraviglie del mondo, l'unica tra l'altro sopravvissuta delle antiche sette meraviglie del mondo,
Io non so se oggi qualcuno riuscirebbe a costruirla con i mezzi che c'erano all'epoca, e questo insomma fa pensare che non siamo così avanti rispetto ai nostri antenati come a volte ci convinciamo di essere o di fare. Non so, questa chiacchierata lunga, spero di non avervi annoiato, che sia stata interessante per voi, è stato sicuramente gradevole per me. Vi posso soltanto ricordare che se siete appassionati di Nibiru, di pianeti erranti, di Planet X e di cose varie, se ne parlerà sabato prossimo al meeting Figli delle Stelle che organizzo a Milano. Si svolge alla Umanitaria, vicino al Tribunale, quindi proprio in centro a Milano. Ci sarà Luca Scantamburlo che su Planet X ha scritto un libro molto preparato, molto competente, con tantissimi riferimenti, con tantissimi studi legati appunto a quello che è il mito, a quello che è invece l'astronomia, e credo proprio che valga la pena, insomma, sentire proprio da lui cosa può essere Planet X e soprattutto se davvero potrà tornare, perché c'è proprio questa teoria, no? Lo diceva Sicci, che prima o poi tornerà. E forse lo dicono anche alcuni studi un pochino meno letterari, un pochino più scientifici. Io vi saluto, vi ringrazio di aver voluto condividere con me questa chiacchierata. Spero di vedervi al convegno, ci tengo molto e spero comunque insomma di rimanere in contatto con tutti quanti voi. La volta prossima magari parleremo di un altro argomento, di qualcosa che vi preme, di affrontare insieme. Grazie ancora a tutti, buona serata.